Ovviamente devo ringraziare sia Allerg, anche Galderme, Merz e anche la dottoressa Lerro perché tutte mi hanno fornito il materiale di cui adesso vi presenterò che sembra un argomento abbastanza poco rilevante ma che eh, a me è nata come idea l'anno scorso quando ho partecipato a Milano a un convegno organizzato da un eurodeputato, l'onorevole Muscardini, che ha fatto un bellissimo convegno sulla, contraff sulla contraffazione di cui mi sono occupato coordinando la parte relativa ai farmaci, la contraffazione del farmaco. Cosa vuol dire contraffazione? Vuol dire una etichettatura deliberatamente preparata con delle informazioni ingannevoli in relazione al contenuto, alla fonte, o farmaci che so contengono sostanze diverse dall'originale, oppure le stesse sostanze ma con dosaggi diversi, o che non contiene quei principi attivi, o che contiene ingredienti pericolosi. Guardate, è una problematica molto emergente. Io mi sono stupito quando mi sono cominciato a occupare di queste cose perché è un business molto redditizio. Nel 2011-2010 75 miliardi di dollari, è un mercato globale che copre il 7% del mercato mondiale, in alcuni continenti come l'Africa e l'Asia il 50% del mercato è eh, relativo al farmaco. Molti sono i farmaci contraffatti, i più recenti, quelli che mi hanno un po' così eh, sorpreso sono le sostanze da stupro, anche se l'argomento non ci interessa, però nel 2012 83 casi. È un business molto redditizio anche per la criminalità organizzata. Anche su questo è un articolo che è uscito anche sull'avvenire, ma ci sono molte fonti, la criminalità organizzata guadagna per ogni euro che investe in una droga ne guadagna 16, per ogni euro investito in un farmaco contraffatto riesce a guadagnarne fino a 2005. Quindi è un business sicuramente molto redditizio, che può essere legato al principio attivo, ma anche come vedremo al confezionamento o alla conservazione o alla data di scadenza. Io mi immaginavo che fossero altri farmaci più contraffatti, in realtà la classifica dei farmaci contraffatti vede al primo posto ovviamente i farmaci per un problema che noi sentiamo poco nei maschietti, che è quello dell'erezione, e poi i farmaci per il sovrappeso, i dopanti sportivi. Al sesto posto vengono, viene il mercato dell'estetica. Nel mercato dell'estetica, la top 4 diciamo, è composta per, in primo luogo per i farmaci per la caduta dei capelli ma al secondo posto la tossina botulinica, poi gli integratori e i cosmetici. Ovviamente tutto questo non ci sarebbe se venissero seguite le procedure di registrazione, cioè nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto l'autorizzazione ovviamente dell'AIFA in base alla norma CE del 2004 e ai richiami che nel 2006... È stato fatto col decreto legislativo numero 219. Quindi ogni scatola, per quanto riguarda la legislazione europea, dovrebbe avere un codice a barre che viene utilizzato per l'autenticazione e inserito in una banca dati a livello europeo in modo tale che il farmacista ogni volta possa scansionare eh, questo codice a barre e quindi avere una tracciabilità a livello europeo. Sappiamo quali sono le, tossine, le tre tossine botuliniche utilizzate in ambito estetico, ma quali sono i rischi dell'uso di un farmaco? Di un botulino contraffatto. Beh, da una parte sono problemi legali, qui la dottoressa Lerro mi è stata di grande supporto, spero di non dire castronerie, è regolata da due articoli, 440 e 442 del Codice Penale, dove dice, soprattutto il 442, eh, che chiunque detenga o distribuisca per il consumo sostanze che sono state da altri contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica. Soggiace alle pene di cui l'articolo 440, cioè se il farmaco è contraffatto, ne risponde sempre il produttore, purché però il medico non lo sappia, non ne sia conoscenza. E avrete visto tutti voi recentemente qualche anche simpatico servizio fatto, su, per ritornare a Canale 5, su Stesciare Notizie, Iene, eccetera, eccetera. E da questo punto di vista non si scherza perché col codice penale andiamo da 3 ai 10 anni di reclusione con pene aumentate nel caso in cui il medico sia a conoscenza dell'uso di un farmaco contraffatto. In più abbiamo problemi clin clinici legati non tanto alla tossicità perché sappiamo che la legge 50 è molto alta, ma quanto alle numerie di risposta che possono essere a seconda del contenuto o inferiori alle aspettative o come vedremo più amplificate in modo esagerato con evidenti effetti collaterali o complicanze che sono relative ovviamente all'overtreatment. Questo è un articolo di Ant che è stato fatto su alcuni campioni di eh, tossina botulinica contraffatta trovata eh, a Hong Kong e nella quale la fialetta di tossina botulinica che avrebbe dovuto contenere 100 unità ne conteneva invece 243, quindi un numero molto più alto con una risposta che sicuramente sarà molto difforme da quella che noi ci aspettiamo. Quindi cosa fanno anche le case farmaceutiche per arginare questo fenomeno della contraffazione? <ride> Tante cose. Eh, ovviamente sono molte le diciamo, segnalazioni che arrivano di contraffazione, queste mi sono state fornite da Allergan, lo potete vedere purtroppo ahimè la maggior parte, oltre il 50%, vengono dalla Cina, eh, ma molte altre, come vedete, dagli altri mercati di cui vi parlavo prima, che sono i mercati africani o asiatici. Queste sono tutte, come vedete, uh, scusate, sono tutte confezioni eh, di eh, tossina botulinica dell'Allergan, quindi Botosco, Vistabex, tutte perfettamente o quasi perfettamente contraffatte che vengono immesse sul mercato e poi vedremo come. <coughs> Ovviamente ogni azienda ha le sue specifiche regole per evitare la contraffazione. Io ne ho avuta solo qualcuna perché ovviamente se ve le dicesse tutte poi, e poi ci fosse qualcuno se le copia saremmo spacciati, ma esistono ovviamente delle possibilità per evitare la contraffazione. In questo caso ad esempio eh, Allergan ha usato dei particolari ologrammi che vengono posizionati, eh, posizionati sulla... Eh, qual è il, il pointer? Questo qua centrale questi ologrammi che vengono posizionati sulla parte centrale non visibili e al, eh, non solo il numero di lotto che viene posizionato in diversi punti strategici, ma anche un particolare confezionamento di uno split fatto in modo particolare, non lo so neanche io perché non me l'hanno detto altrimenti sarebbe diffusa, però che permettono di contenere quelle che sono le contraffazioni. In questo, e ritorniamo al problema iniziale di cui parlava eh, la nostra amica Graziella, il ruolo del web è molto importante. Più del 60% dei farmaci contraffatti sono acquistati online. Per quali motivi? Almeno due. Il primo risparmio. Comprare un botulino su internet può risparmia far risparmiare dal 20 al 40%. Per altri farmaci può essere la vergogna, come i farmaci per l'erezione, ma anche per un problema legislativo importante. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, ma in Europa, la Gran Bretagna, la vendita online è consentita per legge. Quindi da questo punto di vista non ci sono tutele. Pensate che solo nel 2013 un'operazione che è stata condotta da 99 paesi eh, ha, ha portato alla chiusura di quasi 14.000 14 siti web di farmaci illegali, fra le quali vendita anche di tossina botulinica contraffatta. Nel 2011 la Dogana ha sequestrato non solo 26 milioni di farmaci contraffatti che hanno fruttato diversi milioni di euro alla mala, ma ha sequestrato anche molti mh, farmaci contraffatti nell'ambito estetico. La segnalazione ufficiale, ma sicuramente sottostimata, sicuramente sottostimata, è quella di un sequestro di più di 7.000, quasi 8.000 fiale di tossina botulinica contraffatta, che peraltro riguardavano esclusivamente, in quanto mi hanno comunicato che non hanno mai avuto problematiche in questo genere, riguardava solo la tossina Allergan. Le normative in Italia sono molto sviluppate, direi che da questo punto di vista siamo avanti. Abbiamo un sistema che si chiama Impact Italia, che è fatto dal Ministero dell'Interno della Salute, l'AIFA, il NAS, l'Istituto Superiore e l'Agenzia delle Dogane che controlla i farmaci contraffatti. L'AIFA è stata anche ideatrice e portavoce di un progetto europeo che si chiama Factshare, che è già alla fase 2, iniziato nel, nel luglio 2013 e finanziato dalla Comunità Europea per coordinare il contrasto del commercio illegale dei farmaci. Ultimo appunto col quale finisco: il farmaco contraffatto non ha solo un valore clinico. Io anche questa è una notizia che mi ha un po' così scioccato perché ehm, lo ha anche per esempio con una grossa valenza in ambito terroristico. Questo è un articolo che è uscito sul Washington Post sul fatto che ci siano diverse organizzazioni criminali che hanno provato o stanno provando, speriamo di no, a utilizzare. Il botulino per un problema terroristico, Lo ha fatto, è stato fatto nella russa guerra cecena, ma anche Al-Qaeda nel 2001 ha provato ad avvelenare cibo e acqua con botulino ma non c'è riuscita, gli hezbollah lebonesi spesso eh, hanno provato anche loro a utilizzare la tossina botulinica contraffatta in quanto vengono comprati o prodotti direttamente dalle organizzazioni criminali queste farmaci di tossina botulinica contraffatta e utilizzata come voleva fare la setta giapponese, quella che spruzzò il gas nervino nella metropolitana di Tokyo per renderlo in forma nebulizzata e quindi farne un aerosol con la quale poter utilizzarlo come arma chimica, quindi c'è un'attenzione particolare da parte delle autorità. E concludo dicendo anche che la contraffazione vuol dire anche in parte contraffare anche il nome. Questo è un articolo uscito a luglio di quest'anno dove si parla di Botox Air, avete sentito parlare, dove c'è tutto un kit con la siringa, il diffusore, la, la fiala, eccetera, eccetera. E in realtà, ovviamente, questo non contiene nessun tipo di tossina botulinica, ma è solo un mix di acido ialuronico, vitamine e aminoacidi che servono per rimpolpare i capelli. Quindi io con questo, rispettando i tempi, ho chiuso.